Prima di cominciare, come sempre, lasciamo però la parola, in questo caso al vice sindaco del comune di Nuova Milanese, Andrea Apostolo, che ci tengo a ringraziare insieme alla giunta comunale, in particolare all'assessore Zappalà e soprattutto anche a tutto l'ufficio cultura, e in particolare al vice Simona Riva, che è sempre preziosissima per la realizzazione di questi incontri. Grazie. Grazie a voi, intanto benvenuto a tutti, insomma mi fa piacere vedere il teatro pieno. Penso che per il professor Mancuso fosse abbastanza, come dire, scontato che arrivasse un grande pubblico, però l'argomento, voglio dire, è anche di stringente attualità, e il motivo per cui la nostra amministrazione da un po' di anni aderisce a questa iniziativa, e per questo ringrazio non solo Sofia e Alco Versorio, è proprio perché ci teniamo a far sì che le idee circolino, insomma, più anche rumorosamente possibile, in modo più partecipato possibile. E il tema di quest'anno appunto è particolare, forse tantissimi, forse tutti ne hanno sentito parlare, forse quasi nessuno ha capito veramente che cosa si tratta quando si parla di intelligenza artificiale. Di sicuro molti ne hanno messo in luce gli aspetti positivi e anche quelli negativi. Probabilmente la cosa più importante per noi, persone normali, tra virgolette, non è tanto imparare a maneggiare questo strumento, ma quanto imparare a capire davvero quali sono gli impatti sulle nostre vite, che ci sono sempre, no? Quando sono degli avanzamenti così rapidi della tecnologia. Non voglio entrare ovviamente nel merito delle cose, non è il mio ruolo. Io vi porto invece anche i saluti da parte dell'assessore Zappalà, che insomma ha avuto un impegno da mamma, ma forse ci raggiungerà in corsa, e da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione. Vi auguro un buon ascolto, sarà sicuramente un momento interessantissimo, quindi di nuovo grazie anche al professore che appunto si è speso per essere qui a tutti i costi personalmente. Buona serata. Grazie. Ecco, quindi solo due parole per appunto ringraziare il Comune di Nuova Milanese che da anni sostiene questa iniziativa e quest'anno con grande impegno ha voluto sostenere questa serata che ci porta nel vivo della questione che noi stiamo affrontando, la questione dell'intelligenza artificiale, che questa sera viene messa in rapporto con l'intelligenza naturale. Non vi porto via ulteriore tempo, lascio subito la parola a Vito Mancuso. Grazie. Buonasera e grazie dell'attenzione che mi state dando. Io tenterò, così come sono capace, di onorare la vostra attenzione con il mio lavoro, con il mio pensiero e con il contributo che in particolare il mio pensiero in quanto filosofia può dare. A che cosa serve quell'esercizio dell'intelligenza che chiamiamo filosofia? Che cosa serve? Ma serve a comprendere che cosa è un oggetto, che cos'è quell'oggetto che ci si presenta, e seconda dimensione, a comprendere se questo oggetto che ci si presenta è buono o cattivo. Lo dico in maniera proprio molto infantile, se volete, però chiara. E sono le due grandi divisioni, suddivisioni dell'impresa filosofica: filosofia teoretica da un lato, filosofia morale dall'altro. La filosofia teoretica chiede anzitutto a se stessa e poi alle cose che cosa siete, e la filosofia morale chiede che cosa sei per me e come ti posso usare oppure non usare, che precauzioni devo avere nei tuoi confronti per far sì che la vita
fiorisca e non sfiorisca, perché vedete, la filosofia, quella autentica, non necessariamente tutti coloro che parlano di filosofia hanno la mia prospettiva, e dal mio punto di vista io dico la filosofia quella autentica, può essere che un altro dica che la filosofia quella autentica non è quella mia, ma è evidente che è così. Va bene, ma detto ciò, la filosofia quella autentica, secondo me, prende sul serio il termine sofia, è amore di sapienza. E che cos'è la sapienza? La sapienza è intelligenza buona, non è semplicemente intelligenza, anche il diavolo è intelligente. Voi potete credere o non credere al diavolo, naturalmente, è un simbolo, è un'immagine, è per dire che c'è un uso dell'intelligenza non necessariamente buona. C'è un uso dell'intelligenza neutrale, c'è un uso dell'intelligenza malvagio, cattivo. Ecco, se è nato il termine sofia nella mente degli antichi greci, grazie ai quali noi siamo qua adesso, in un contesto di filosofia, cioè di amore e di sapienza, in un teatro, altra creazione greca, beh, se questa parola è nata, se questo è per esprimere un concetto, e questo concetto rappresenta l'unione simbiotica di intelligenza e di bontà. Per cui la divisione tra filosofia teoretica e filosofia morale è semplicemente scolastica, quella cosa che ho detto, l'autentica filosofia non divide, poi dividi per pensare, per ragionare, per spiegare, ma in sé vai a cercare subito la sofia, perché sei abitato da un amore per sofia, cioè da un amore per un'intelligenza buona, costruttiva, capace di creare armonia dentro di te e fuori di te, in un mondo disarmonico, in un mondo che raramente si cura della dimensione etica, si cura molto di più della dimensione tecnica, molto di più della dimensione economica. Ecco, all'interno di questo mondo il compito della filosofia, quando è fedele alla sua origine strutturale greca, è esattamente quello di unire la dimensione teoretica con la dimensione etica. Quindi anch'io questa sera, ragionando con voi e ragionando di questo fenomeno rispetto al quale sono un principiante, assolutamente un principiante, che è il fenomeno dell'intelligenza artificiale, ma così raccolgo le mie idee, ve le propongo, le ho raccolte queste pagine, le ho schematizzate, adesso tenterò di proporle per darvi alcune istruzioni, ecco, in ordine a questo fenomeno che chiamiamo intelligenza artificiale. E vi dico subito che la mia l'elaborazione di queste pagine che sono state precedute da altre pagine, perché non è la prima volta che parlo di intelligenza artificiale, mi è capitato di parlare in diversi contesti, quasi persino specialistici. Ecco, la mia preoccupazione, intenzione di fondo è guidata da una preoccupazione. Io sono abbastanza preoccupato dell'intelligenza artificiale e dell'impatto che essa può avere su di noi, non tanto sui posti di lavoro, ma sul lavoro primario, decisivo, fondamentale di noi stessi in quanto esseri pensanti, cioè sul lavoro che ci definisce in quanto esseri pensanti, che è esattamente la capacità di pensare, di elaborare in maniera libera, autonoma, informazioni a fine di capire e possibilmente di trasformare in meglio il mondo in cui viviamo. Io sono nato e cresciuto da queste parti, quindi ho avuto la fortuna di diventare grande alla luce del magistero di Carlo Maria Martini,
E Martini ripeteva spesso, riprendendo questa frase da Bobbio, la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa. Ecco, la vera differenza è... questa frase di Martini e prima ancora di Bobbio non si riferisce solamente ai credenti e ai non credenti, ma si riferisce agli esseri umani in tutti i tempi. La vera differenza che distingue gli esseri umani tra coloro che sono degni di questa qualifica e quelli che no è tra chi pensa e chi non pensa. Se c'è una cosa che noi dobbiamo coltivare è il pensiero libero, autonomo e buono. Buono. E lo dico sapendo che siamo all'interno di un mondo che esalta la cattiveria, perché noi pensiamo che la cattiveria sia efficace. Non sono stato sufficientemente cattivo, dice un giocatore di calcio quando non ha fatto bene il suo lavoro, non so, perché vuol dire cattivo uguale efficace, uguale performativo. Ecco, esattamente all'interno di questa dimensione io dico che la bontà, intesa come non buonismo ovviamente, ma intesa come volontà di armonia, di creazione di sistema, è la maniera migliore per vivere, per esercitare quell'intelligenza che noi abbiamo, perché l'intelligenza, adesso entrerò in medias res e argomenterò, l'intelligenza è creazione di legami. Detto in altri termini, l'intelligenza è armonia. Una definizione di intelligenza è la capacità di generare armonia. Più voi siete al cospetto di qualcuno o di qualcosa che genera armonia, cioè sistemi, favorendo la logica della vita, perché la logica della vita è l'armonia, è il sistema, più voi siete al cospetto di qualcosa di intelligente e di un'intelligenza buona. Meno. Questa è la tesi, quindi io sono preoccupato dell'impatto che l'intelligenza artificiale può avere, non tanto sugli esperti, è chiaro che per gli esperti l'intelligenza artificiale è la manna dal cielo, per i ricercatori in qualunque ambito, ma figuriamoci se no. Dare il tuo problema a una grande macchina pensante che ha letto quasi tutti i libri dell'umanità e li ha dentro e così via, che conosce a memoria tutto Wikipedia, tutto inglese, francese, tedesco, tutte le lingue, che traduce immediatamente, che prende ti collega tutto, ma è chiaro che questa cosa è formidabile per qualunque tipo di ricercatore e non abbiamo da preoccuparci, perché poi dipende cosa ricerchi naturalmente, cosa ricerca. Ma il vero problema naturalmente non riguarda, se lo dico, questo aspetto, l'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli esperti, dei ricercatori, ma l'impatto che può avere sulle persone senza virgolette. Qualcuno diceva virgolette, lui ha detto virgolette normali, non sono vice sindaco, qualcuno di voi due ha detto virgolette normali. Togliamo le virgolette normali, come me, come voi, normali. E non facciamo parte di quella ristrettissima elite di ricercatori che. Le persone normali, soprattutto le persone giovani, che ancora non hanno un centro al quale tornare e in base al quale poter dire no, un momento mi fermo, no, un momento vedo, decido, no, un momento, poter dire no, un momento, perché sono centrato. No, le persone che ancora non hanno questa centratura e che vengono poste, non dico in balia, ma insomma quasi, dell'algoritmo che sa tutto, che tutti i mondi potrà aprirti, la parola che tutti i mondi potrà aprirti per citare Montale, il rischio è che non siano più macchinisti di questo strumento, ma dei macchinari. E poi per dirla fino in fondo questa preoccupazione, vedete, io non penso che quelle 7-8 persone al mondo che oggi governano l'intelligenza artificiale che riguarda i 7-8 miliardi, forse anche di più che noi siamo, quindi avete 7-8 persone, è una piramide incredibile, con una punta piccolissima, una base immensa. Questo è il rapporto tra l'umanità e l'intelligenza artificiale, pochissimi la governano e tutti la usano, o ne vengono usati. E poi non credo che quei 7, 8, quanti ne siano,
Bill Gates, Elon Musk, Zuckerberg e non so quali altri nomi, insomma, comunque questi signori abbiano a cuore la nostra libertà. Non so, non riesco come è il nostro benessere, la nostra crescita culturale, il nostro essere sapiens, non credo, credo che abbiano in mente altre cose, altri fini. Ecco. E quindi il compito della filosofia è quello di riportare gli esseri umani sempre e comunque a essere coscienti della loro essenza e a curare la loro differenza specifica. E dicendo questo, dico l'ultima cosa introduttiva, poi passo ad argomentare tutta questa mia la tesi che ho programmato. L'ultima cosa che dico è che nel 1961 un filosofo che io amo molto, che si chiamava Hans Jonas, vedo che qualcuno fa così con la testa, mi fa molto piacere, perché è uno dei filosofi più importanti del Novecento, colui che scrisse il principio responsabilità, das Prinzip Verantwortung, nel 1979, rendendosi conto che l'umanità aveva bisogno di un'altra etica di fronte alla civiltà tecnologica. Ecco, nel 1979. Io andavo all'oratorio a quei tempi, al liceo di Tese, all'oratorio di Carico Brianza, e Hans Jonas pubblicava il principio responsabilità. Ebbene, lui nel 1961, quando io ancora non era nato, pubblica un saggio dal titolo Homo Pictor, ut differenzia des Menschen, cioè Homo Pictor, Homo Sapiens, Homo Faber, Homo Pictor, colui che dipinge, ovvero dice la differenza, nel senso, lo dice in latino, di differenzia, la differenza specifica, l'essenza specifica des Menschen, dell'essere umano. E la differenza specifica dell'essere umano consiste nel fatto di essere Pictor, dice, quindi creativo, quindi libero, performativo, libero. Se c'è una cosa che oggi la filosofia deve fare, il pensiero deve fare, è esattamente quello di richiamare gli esseri umani alla loro essenza specifica, alla loro differenza specifica rispetto a qualunque ente non umano, anche rispetto a macchine pensanti, e coltivare questa differenza specifica, non farsela rubare, no? E proteggerla contro ogni tipo di totalitarismo. Abbiamo avuto totalitarismi bianchi, ecclesiastici bianchi, quando bruciavano le persone, ieri, era il 6 luglio è l'anniversario della morte di Jan Hus, che venne bruciato al concilio di Costanza, lui munito di salvacondotto dall'imperatore per andare a partecipare al concilio, gli bruciarono a questo salvacondotto, va bene, i legati papali e i gerarchi della Chiesa Cattolica. Iacus. E qualcuno di voi ricorderà la canzone di Francesco Guccini, Primavera di Praga, quando Jan Palach si dà fuoco di fronte ai sovietici, all'altro totalitarismo rosso che arriva al totalitarismo comunista, si dà fuoco e Guccini canta nella Primavera di Praga Iacus di nuovo sul rogo bruciarla. Quindi no ad ogni tipo di totalitarismo, bianco ecclesiastico, rosso comunista, nero nazifascista. E adesso abbiamo di fronte, secondo me, questo io temo questa cosa, spero di sbagliare, ma temo che possiamo essere di fronte, in parte con un piede già dentro, a un nuovo tipo di totalitarismo, non so che colore. Il bianco l'abbiamo già avuto, il rosso l'abbiamo già avuto, il nero l'abbiamo già avuto, non so, grigio, ecco, che tipo di totalitarismo. Ecco, che è il totalitarismo tecnologico dell'algoritmo governato da quei pochissimi signori padroni dell'intelligenza artificiale che ci accompagna sempre, ormai è già entrata nei nostri telefonini, è così, un oracolo di Delfi a portata di mano. Allora, come mi muoverò io in questa relazione? Mi muoverò così. Dapprima parlerò del contesto odierno, nel quale in parte l'ho già delineato, ma sarò un po' più preciso, il contesto odierno dell'intelligenza artificiale. Perché vedete, perché faccio questa cosa? Perché la filosofia insegna che
voi ogni più la logica filosofica insegna che voi le cose le comprendete in sé e per sé, ma dove in sé vuol dire una cosa in se stessa a prescindere dai suoi legami, e per sé vuol dire una cosa all'interno delle relazioni che ha. Considerate la cosa per se stessa, ma alla luce delle relazioni che questa cosa, questo oggetto ha con il contesto in cui è inserito. Quindi voi ogni cosa la dovete comprendere in sé e per sé. Un conto sarebbe parlare dell'intelligenza artificiale all'interno di un contesto dell'umanità di un certo tipo, è un conto all'interno del contesto dell'umanità, quale oggi concretamente è, qual è l'umanità oggi, come è messa l'umanità oggi che si trova a dover gestire, barra essere gestita da una potenza così incredibile come l'intelligenza artificiale, che è più intelligente, non dico di tutti noi messi insieme, ma dico della massa dell'umanità messa insieme. Qual è il contesto? Questa è la prima cosa che dirò. Poi farò alcune definizioni, perché è importante che ci le idee. Uno dei compiti del pensiero è quello di avere le idee chiare per quanto è possibile, soprattutto in questo tempo confuso. E quindi che cosa intendo per intelligenza? Che cosa intendo per intelligenza naturale? Che cosa intendo per intelligenza artificiale? E infine l'ultimo passo, e sarà quello dedicato alla questione decisiva. Cioè noi e l'intelligenza artificiale, noi in quanto sapiens, noi in quanto persone che devono curare, proteggere l'humanitas. Non c'è niente di più prezioso, io intanto penso al lavoro dell'universo. È stato necessario per produrre un essere umano con la sua statura retta, con le sue capacità, con il suo cervello, con la sua mente, con il suo cuore, con i suoi sentimenti, alla grande. Noi dovremmo ogni giorno, respirando, ringraziare. Poi se credete in Dio, ringraziate Dio, se credete negli dèi, ringraziate gli dèi. Se credete nel caso, ringraziate il caso, la Dea Fortuna. Se non credete niente, ringraziate niente, ma dovremmo ringraziare proprio così, per essere con la nostra statura eretta, con la nostra mente, con la nostra capacità di conoscere. È straordinario essere un essere umano, straordinario. E quindi l'ultimo passo sarà dedicato così a quelle parole di una, come siamo in un contesto di festa filosofica, con le parole di quella più grande filosofa del Novecento, secondo me, un concreto esercizio a casa per tutti noi, perché vi viene dalla più grande filosofa e tra i più grandi filosofi, mettiamoci anche, non è una questione di quote rosa, tra i più grandi filosofi del Novecento, del consiglio che lei ci dà e con cui io concluderò questo mio intervento. Allora, Bauman è morto nel 2017, sono ormai 7 anni, no? Sigismondo Bauman. Io penso che quando lui usava la, magari anche un po' abusata, però insomma, se una cosa viene abusata è perché viene usata tante volte, se viene usata tante volte è perché risulta efficace la metafora, l'immagine dell'acqua per descrivere il nostro tempo, il tempo liquido. Vita liquida, mondo liquido, amore liquido, tutto liquido. Sì, l'acqua anche l'ho appena bevuta, l'acqua è una cosa, ma se tentassi di prenderla in mano, quest'acqua, se non avessi il bicchiere, se avessi una mela, non avrei bisogno del bicchiere, la cosa la prendo, è solida la mela. E se avere l'acqua devo avere qualcosa che la contiene, un contenitore, perché non posso tenerla, è così, è liquida. Del resto la differenza tra liquida e solida, pensate ai verbi, liquidare, solidificare, ecco, capite immediatamente. Noi come siamo messi? Ci stiamo liquidando o ci stiamo solidificando come società? Cosa ne pensate voi? Ci stiamo liquefacendo o ci stiamo solidificando? Il tessuto sociale è sempre più intenso, la fiducia di noi stessi è sempre più forte. Che cosa succede a noi umani in questo momento? Succede quella cosa di cui ha parlato lo scrittore israeliano Amos Oz, in un libro bellissimo, piccolo, bellissimo, dal titolo Cari fanatici, pubblicato da Feltrinelli, e Amos Oz, anche lui morto da poco,
diceva così, diceva infantilizzazione delle masse. Stiamo diventando tutti più infantili, anche se abbiamo 60 anni, 70 anni, 80 anni, tutti più infantili. Lo si capisce, dicevamo Oz, dal fatto che gli esseri umani non votano più in maniera, ammesso che abbiano mai votato, ma votano sempre meno in maniera, come si dice, razionale, guardando i programmi, così, ma sempre più in maniera emotiva, razionale, alla ricerca dell'identificazione, alla ricerca di una bandiera, di un simbolo, alla ricerca delle persone non che parlano alla mente e in maniera programmatica, ma alla pancia, in maniera emotiva e spesso fanatica. Per quello gli scrivevo, dicevo queste cose all'interno di questo libretto che consiglio a tutti voi, dal titolo Cari fanatici, fanatici. Sì, stiamo diventando sempre più immaturi, lo si capisce dal linguaggio. Il linguaggio è lo specchio, è come gli esami del sangue. Quando voi avete qualche problema, così, la prima cosa che fa il medico è: beh, facciamo gli esami del sangue. Bene, volete volete capire come sta la società, come sta il corpo sociale, facciamo l'analisi del linguaggio. Semplice. Provate a prendere in mano il Corriere della Sera o in qualunque altro giornale voi vogliate di 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa e confrontatelo con quello di oggi. Provate. Un tempo, quando ero ragazzo, il Corriere della Sera è sempre stato il giornale che è entrato in casa mia, da sempre, tant'è che poi, quando poi ho cominciato a scrivere su Repubblica, ho tentato di convincere mia madre, così, adesso scrivo sulla Stampa, ma non c'è verso, il giornale della famiglia, il Corriere, punto e basta, e quindi, va bene. Il Corriere, terza pagina, voi prendevate in mano il giornale, quando eravamo ragazzi, lo dico rispetto alle persone che più o meno della mia età, ma allora ragazzi, la prima pagina notizie importanti, dopodiché la terza pagina, ovvero le cose belle che il mondo ha prodotto, la cultura, il profumo, va bene? Il profumo, perché la cultura è ciò che ti coltiva, è ciò che ti fa rendere culto, nel senso ti fa rendere culto all'essere uomo, all'essere sapiens, è i fiori che vengono colti. È la cosa più bella che si può avere, no? La cultura, che ci coltiva e ci rende coltivati, appunto, e non selvaggi. Ebbene, era la cosa che veniva presentata, la terza pagina. Hai visto come sono le notizie, va bene, però prima di tutto, prima di approfondirlo, questo è quello che devi affrontare, la terza pagina. Poi arriva il resto. Cercatela adesso la cultura, se la trovate, non dico sul Corriere, ma su tutti i giornali. Dov'è in fondo lì e viene una specie di dinosauro del cui ci sono giornali in cui non c'è più neanche la cultura, sono spettacoli e cultura, per cui la cultura è degna del nome solamente se fa spettacolo. E allora dovete trovare appunto le persone che per essere colti e per avere audience eccetera devono essere volgari, devono fare chissà le cose più incredibili, non faccio né nomi né cognomi, tanto non serve a niente, e questa è la situazione nel quale cade l'intelligenza artificiale. Ecco, questo, semplicemente questo. Un contesto che non è solo italiano, che fosse solo italiano, diceva no, non è solo italiano, è americano, chissà cosa succede con le prossime elezioni. Preferite la padella o preferite la braccia? Adesso si sta votando in Francia e va bene. Cos'è l'intelligenza? Come la definite voi l'intelligenza? Io sono quasi certo che voi definite l'intelligenza alla luce del verbo capire. È intelligente uno che capisce. Intelligenza vale capire. Non è sbagliato, ma non è così profondo come noi vorremmo. Perché vedete, il verbo, un conto è il verbo capio capere e un conto è il verbo intelligere. Il verbo che noi usiamo per definire l'intelligenza lo prendiamo da, cioè capire, o se volete comprendere che è la stessa cosa, lo prendiamo dal verbo capio capere, il cui primo significato, prima ancora di capire, è conquistare. E l'immagine che ti presenta è quella di una mente conquistatrice, conquistador, te lo dico in spagnolo, pensate ai grandi conquistatori delle Americhe. Quindi capire, ovvero capire,
ovvero sottomettere, difatti in inglese capire si dice understand, mettere sotto, sottomettere, il capire è qualcosa che ha a che fare con begreifen, con il dominio. Ti ho capito, ti posseggo, è qualcosa di dominatore, la maniera con cui noi comprendiamo l'intelligenza. Ma l'intelligenza, se stiamo alla parola, al termine, e io credo che tra filosofia e filologia, tra significato ed etimologia, ci sia ovviamente una grande connessione, per non dire una parentela molto molto stretta, ecco, intelligere non ha a che fare con questa dimensione, la quale pure è importante, ma non è quella significativa. L'intelligenza viene da intelligere, intellego, è un verbo formato da inter più lego. Di solito qualcuno dice, qualcuno intanto dice intus più lego, lego dentro, ma è sbagliato, è inter la preposizione, almeno stando al Calonghi, il dizionario di Gheorghe Scalonghi, il dizionario principe del latino. Inter vuol dire tra, lego vuol dire colgo, colgo, raccolgo, raccolgo tra, quindi scelgo, quindi eleggo, e poi metto insieme, collego, lego, collego. Quindi l'intelligenza ha a che fare con una dimensione non tanto di conquista quanto di lettura analitica all'inizio e sintetica dopo. Quell'inter dà la dimensione di sintesi, dice tra, internazionale, internazione, tra le nazioni, tra le nazioni, ecco, quindi leggo tra le cose che ho raccolto, le colgo, leggo, colgo, e tra le cose che raccolgo io creo una relazione, un legame, leggo, collego, un sistema. Ecco l'intelligenza, la capacità di creare legami. Questa è l'intelligenza, capacità di creare legami, non è comprendere, conquistare. Anche, lo ripeto, c'è questa dimensione di comprensione, ma se ti fermi lì, non, guardate, mi viene in mente Aristotele, è le cinque virtù pianoetiche, cioè le virtù che guidano pianoia. Pianoia è esattamente il pensiero che comprende. Pianoia in greco, dia più nus, nus è la pura intelligenza, e dia è attraverso, cioè la cosa, che cosa avviene esercitando la pura intelligenza? Comprensione, pianoia. Ci sono cinque virtù, secondo Aristotele, il maestro di coloro che sanno, che guidano pianoia, e queste cinque virtù sono, mi viene in mente adesso, non l'ho neanche scritto, non vorrei adesso che mi sono inguaiato, perché magari non le ricordo neanche bene in fila. Le cinque virtù sono: la prima, tecne, che è proprio la arte, nel senso di tecnica, saper fare; poi hai epistene, che è scienza; poi hai phronesis, che è la saggezza, la capacità umana di capire; poi hai sofia, e poi hai nous. Queste sono le cinque virtù. Quindi voi capite che per... E se vi fermate semplicemente a capire, voi siete fermi sulle prime due virtù che Aristotele collega alla comprensione, all'intelligenza, cioè la capacità tecnica, tecne, e episteme, la scienza, ti ho capito. Ma se tu capisci una cosa, ma poi non sai come usarla questa cosa, se non hai saggezza, che è la terza, la phronesis, e se non hai sofia, l'amore per sofia, cioè hai capito come usarla, e poi sofia, maniera architettonica, visione, insieme, per cui questa cosa che io ho capito la devo usare per il bene complessivo, per giungere poi esattamente a nous, che è la virtù più alta.
che è ciò che ci fa, che ti fa essere al cospetto di un sapiente, che non è il dotto che parla come un libro stampato, che sa un sacco di cose, ma poi lo vedi, che sa un sacco di cose, ma non le sa usare queste cose che sa. O le sa usare in maniera come una macchina per pensare, che diceva Kant già ai suoi tempi, non c'erano i computer, ma ci sono dotti che sono macchine per pensare. Ma il filosofo non è una macchina per pensare, non è una macchina. E la differenza tra una macchina e un essere umano quando pensa è che la macchina si ferma alle prime due virtù, tecne ed episteme, sa la dimensione tecnica e la dimensione epistemica, sa benissimo, sa, ha cognizione, ma non sa come usarle. Non ha phronesis, cioè non ha saggezza. Phronesis, i latini la traducevano prudenza. La prudenza, che non è la prudenza italiana, è il discernimento. Voi capite la prudenza latina quando pensate a giurisprudenza. Giurisprudenza, cioè il discernimento del diritto. La prudenza è il discernimento. Vabbè, l'ha detto Sofia, non so. Quindi questa è l'intelligenza. Capite che la dimensione della comprensione c'è, ne è parte costitutiva, ma non basta per avere una persona intelligente. Per avere una persona intelligente veramente non basta che sia dotta, non basta che sia erudita, non basta che sia un che comprenda al volo, deve essere una persona che sa come utilizzare tutto ciò che ha compreso. Allora è veramente una persona degna di quel nome di intelligenza. Anche perché, seconda cosa che dice, seconda definizione, intelligenza naturale. Secondo voi la natura è intelligente? Cioè l'intelligenza che noi abbiamo, noi umani, che siamo intelligenti, magari la usiamo male, ma insomma, questo diciamo è un dato di fatto, no? Che siamo intelligenti. Siamo così intelligenti da capire anche che siamo stupidi. Perché se non fossimo intelligenti non capiremmo che siamo stupidi. Lo stupido vero, quello vero, capisce che pensa che sia. Noi siamo così intelligenti che capiamo anche la nostra stultizia. Ma è qualcosa che riguarda solo noi. Se l'intelligenza è la capacità di creare legami, di creare armonia, perché armonia ha a che fare esattamente con la capacità, armonia è capacità di creare legami, capacità di relazione. Io penso che sia evidente che è qualcosa di intelligenza che non riguarda solo gli esseri umani. Noi siamo il prodotto dell'intelligenza naturale. Che poi questo prodotto sia avvenuto per un disegno intelligente, oppure per un caso che poi si è prodotto in un disegno intelligente che ha prodotto la mente umana, la comprensione, l'intelligenza, questo non lo sapremo mai e attiene alla fiducia che voi avete rispetto al mondo. Se voi avete fiducia rispetto al mondo, siete portati a pensare di non essere figli del caso. Se voi non avete fiducia rispetto al mondo e ad essere, siete portati a pensare che è un caso che ci siete, perché in realtà il mondo non è una casa, non è intelligente, non è armonioso, non è, è qualcosa da cui dovete difendere. Dipende da voi, dalla vostra emozione vitale, dal vostro rapporto con la natura, dal vostro rapporto con l'essere. E qui si gioca la differenza tra gli esseri umani, ma non solo tra gli esseri umani, tra le estetiche che gli esseri umani producono. Differenti musiche, estetiche musicali, differenze stili pittorici. Un conto è Raffaello, faccio un esempio scolastico, se volete, scolasticissimo, è un conto di Michelangelo. Perché la prima pittura è più armoniosa, più serena, più pacificante, e l'altra è più drammatica? Qual è la differenza? Eccetera, quindi altri esempi si potrebbero fare con tutta la storia della pittura, ma anche la storia della filosofia, la storia della musica. Tutto dipende dal rapporto che avete con il mondo. In ogni caso, io penso che noi siamo all'interno di una grande intelligenza cosmica. Questa è la mia prospettiva.
che gli esseri umani di tutti i tempi, di tutti i luoghi hanno sempre percepito, nominandolo ciascuno alla sua maniera. I greci ne parlavano in termini di logos, interlego, lego è la stessa radice tra intelligenza e logo, c'è sempre la radice LG che nella lingua italiana che noi parliamo produce la parola legare, legame, oltre che legge, oltre che leggere, oltre che lego, collego. E dice esattamente questa relazione. I latini ne parlavano in termini di ratio, la ragione, prima ancora che essere una proprietà di me, che ragione, una proprietà del mondo, la ratio universalis. I cinesi ne parlavano in termini di Tao, oppure Tao, come oggi viene per lo più traslitterato, Tao Dei Ching. Gli indiani ne parlavano in termini di Brahman, oppure di Dharma, meglio ancora Dharma in questo contesto, la legge cosmica. Gli ebrei parlavano in termini di Chokhmah, la sapienza creatrice, Proverbi, capitolo 8, Siracide 24, Giobbe 28, cioè l'India, la sapienza creatrice. Non so se avete presente, sicuramente avete presente, tutti hanno presente, anche qua, guardate, questa immagine qua rimanda naturalmente alla creazione dell'uomo, no? Di Michelangelo, nella Cappella Sistina. Provate a spostarvi, a chiudere gli occhi, a spostarvi cordialmente, a guardare solamente Dio Padre, poi vi spostate ancora un po' e guardate, e se lo fate, e se avete presente l'immagine, vedrete che Dio Padre è abbracciato più o meno così, in una maniera è legato a una bellissima ragazza bionda. Non so se ci avete fatto caso, ma chi è questa signorina? Chi è l'amante di Dio? Chi è questa bellissima e chi è? Come mai Michelangelo? Poi quando andate a casa o anche adesso sul cellulare, fate quel che volete, insomma, andate a vedere la creazione di Adamo, vedete appunto, sono due mani, volete vedere il padre, accanto al padre c'è una bella signorina, un po'. A proposito di decadenza del linguaggio, ecco, nessuno avrebbe detto dei grandi filosofi signorina, sono immagini di una bella giovane donna e dell'immagine di sapienza naturalmente. Perché il libro dei Proverbi dice che io, in sapienza, ero presente al momento della creazione del mondo. Ed è Chokhmah, secondo la lingua ebraica. In ogni caso questo è. Che cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è un insieme di sistemi non umani in grado di produrre questi sistemi, capacità tipicamente, fino a pochissimo tempo fa, fino a 2 anni fa, sostanzialmente esclusivamente umani. Sono insieme di sistemi non umani che producono capacità tipicamente umane, quali l'apprendimento, la creatività, l'organizzazione, il ragionamento. Prima noi affidavamo alle macchine il calcolo, semplicemente il calcolo, adesso non più, adesso la macchina è in grado di fare quelle cose che fino a 2 anni fa, fino all'avvento, diciamo. Allora, l'intelligenza artificiale c'è più o meno da metà degli anni 50. Però è diventata virale, come si usa dire oggi, tutti ne parlano, nel 2022, novembre 2022, quando l'azienda di San Francisco che si chiama OpenAI proclamò al mondo l'esistenza di ChatGPT, che è questo algoritmo parlante che parla come te, al quale tu puoi porre qualunque tipo di domanda e ti persegui, se non avesse tutta una serie di schermi e di limiti che anche i programmatori danno, perché alcune cose, se voi chiedete per esempio come si fa una bomba, come faccio a fare una bomba, no, dice no, io queste cose non rispondo, ma perché è stato, per così dire, schermato, no? Quella altra cosa voi potete chiedere e rispondere.
quindi la questione è quindi l'intelligenza artificiale è questo. E la cosa ancora più preoccupante non è solamente che fa come noi, ma la cosa ancora più preoccupante è che fa come noi senza di noi, perché l'intelligenza artificiale è autopoietica, si migliora da sé, fa come noi, e quello che fa come noi lo fa meglio di noi e potenzialmente lo fa senza di noi, si migliora sempre di più a prescindere dal controllo umano. Quindi da qui a pensare a tra qualche tempo a un mondo nel quale le eventuali macchine si ribellassero e quindi governassero loro, perché la stupidità degli esseri umani, l'imprecisione dell'essere umano, la non puntualità degli esseri umani, la caoticità del sistema umano è tale da non essere produttiva, da essere antieconomica, per cui la macchina è stata pensata per essere economica e per massimizzare al meglio le azioni e coordinare al meglio le varie azioni, vede che il fenomeno umano non è tale da garantire questa ottima pianificazione. E fin quando si tratta semplicemente solo di macchine che stanno ferme lì, che io accendo e spengo, grossi computer, è un conto, ma quando gireranno nelle nostre case, quando Alexa avrà il corpo effettivo di un uomo, ciascuno se lo sceglierà, Alexa o Alexa, è quello che è nella propria casa, Bill Gates l'ha detto, parlando in una conferenza di quelle con i grandi analisti finanzieri e così via, ha detto in maniera molto chiara qualche mese fa, presto nelle case nelle nostre case noi avremo, ciascuno di noi avrà un proprio assistente personale. Presto ognuno di noi potrebbe avere un assistente personale dotato di intelligenza artificiale che anticiperà i nostri bisogni, effettuerà compiti che noi non avremo tempo o voglia di svolgere, non solo quelli legati alle incombenze casalinghe, al lavoro, ma anche alla lettura, alla stesura di testi. Ma fai tu, avete presente, sì, immagino che voi abbiate presente la famosa pagina della fenomenologia dello spirito di Hegel, la dialettica servo padrone. 1807, quando Hegel scrive la fenomenologia dello spirito, la dialettica servo padrone, una pagina che piaceva molto a Karl Marx. La dialettica servo padrone è quella dialettica secondo la quale all'inizio il padrone è padrone, serve e servo, chiaro, però siccome servo serve, nel senso che utilizza effettivamente gli strumenti di produzione, lavora, a poco si impossessa del sapere necessario per governare gli strumenti di produzione. Il padrone invece, che è sempre più lazzarone, sempre più pigro, sempre più rilassato, perde sempre più contatto con gli strumenti di produzione. E quindi chi sarà la persona alla fine del processo veramente potente, veramente efficace, veramente padrone della situazione? E chi sarà la persona asservita? La risposta è semplice, dialettica, capovolgimento del rapporto tra servo e padrone. Beh, questo capovolgimento non è avvenuto secondo l'aspettativa di Marx, ma magari può avvenire secondo la previsione di noi. Io spero di sbagliare, ma completamente, di sbagliare completamente, ma può avvenire, perché se noi effettueremo effettivamente, se ciascuno di voi avrà, di noi avrà questo assistente, e non parlo di noi che siamo cresciuti già con un certo tipo, insomma, di mondo non digitale, diciamo così. Sapete perché si dice digitale? Digit, che vuol dire cifra. Quindi noi diciamo digitale vuol dire numerico. Numerico, ok?
digit vuol dire cifra, si dice digit perché in inglese si contava, non solo in inglese, comunque si contava sulla punta delle dita, ma di per sé il nome di digitale bisognerebbe tradurlo con numerico, numerico. E io spesso penso al fatto che quando i nazisti portarono gli ebrei, e non solo gli ebrei, ad Auschwitz, toglievano tutto, persino i peli, va bene, rasavano tutto, però ponevano un numero, perché il numero è controllo. Se tu dai un numero a una cosa, dai un numero, lo controlli. Va bene, quindi quando avremo l'assistente digitale che farà, leggerà per noi, o che leggerà per noi, sarà un angelo custode, sempre meno angelo, sempre più custode, un guardiano, magari alla fine un carceriere, e poi questi qui saranno governati da una, a loro volta da una grande, insomma, vabbè, sono, adesso sono cose di fantascienza, ma io un po' di timore ce l'ho. Quindi, guardate, io non sono un esperto di queste cose naturalmente, e quindi l'epoca nella quale stiamo vivendo impone a tutti noi in maniera, diciamo, impellente, urgente, il lavoro su noi stessi. Sì, per non perdere la nostra umanità. E la prima cosa, la prima domanda che io pongo a voi in ordine a questo lavoro è la seguente: tu che rapporto hai con la tua intelligenza? Ecco, io quello che vi voglio consegnare questa sera, oltre a una serie di pacchetti di più o meno di preoccupazioni, è questa domanda, perché la portiamo uno di voi. Secondo te, che cos'è per te la tua intelligenza? Che cos'è l'intelligenza per te? Sei dotato di intelligenza, bene, ma che rapporto hai con la tua intelligenza? Sei semplicemente uno strumento. Se tu hai nei confronti dello strumento, delle tue intelligenze, una disposizione che pensa a questa intelligenza come uno strumento, ultimamente tu ti comprendi come homo technologicus. La tua intelligenza è lo strumento più formidabile che hai in funzione del tuo agire, del tuo operare, della tua dimensione tecnica. Se tu invece hai nei confronti della tua intelligenza un atteggiamento di fine, cioè che l'intelligenza non è solo uno strumento, è anche uno strumento, questo è chiaro che è anche uno strumento quando guidiamo, quando pensiamo, quando leggiamo, eccetera, eccetera, ma è il fine. Cioè io sono qui non per fare delle cose, ma per compiere il mio essere intelligente, e fare delle cose sono in funzione del mio essere intelligente, di esserlo sempre più, tenendo presente che cosa significa essere intelligente, non semplicemente capire, dominare, sapere più di tutti, ma sapio sapere, avere sapore, essere intelligente vuol dire avere sapore, vuol dire giungere ad avere non solo le prime due virtù aristoteliche, dianoetiche, no? che ho letto prima, la techne, cioè la dimensione pratica, tecnica, strumentale, e le episteme, cioè la dimensione di chi sa, non semplicemente questo, ma anche la dimensione umanistica, diciamo così, data da Phronesis, da Sofia e da Nous. Anzi, io mi compio quando sono Nous, io mi compio quando sono mente. Non quando agisco, ma quando contemplo, dimensione contemplativa della vita, per ricordare ancora una volta Carlo Maria Martini, prima lettera pastorale che lui scrisse a questa diocesi, era il 1980. La dimensione contemplativa della vita. Se la dimensione contemplativa della vita è il primato, è la cosa più importante, allora questo vuol dire che l'intelligenza è la cosa più importante, perché tu come contempli, attraverso che cosa? Attraverso la tua intelligenza, che non si preoccupa
solo di prendere, capire, dominare, ma anzitutto di servire, di vedere, di contemplare, di gioire dell'essere, di esserci e dell'essere. Questo vuol dire la dimensione contemplativa. Poi la puoi pensare in maniera cristiana, la puoi pensare in maniera greca, come pensava Aristotele, come pensava Platone, come pensavano i sette sapienti. Per citare Pitagora e i sette sapienti, l'inizio del pensiero fino a Plotino, io non riesco più a dire solo cristianesimo, io quando colloco il cristianesimo devo subito mettere qualcosa accanto al cristianesimo. Non rinnego le mie origini cristiane, ma non mi bastano. Ho sempre bisogno subito di pensare anche alla mia radice greca, sarà anche per il fatto di cromosomi, visto l'origine siciliana della mia famiglia. Ma non è cromosomi che è qualcosa che mi riguarda. Va bene, quindi è questa la questione. Qual è la nostra... Qual è il rapporto con la tua intelligenza? Da questa domanda, da come rispondi a questa domanda, discende la maniera in cui tu ti pensi. Esiste una differenza specifica dell'essere umano, la differenza des Menschen di cui parlava, una differenza specifica, qualitativa, o no? O c'è solamente una differenza quantitativa, semmai, tra noi e le piante, tra noi e le stelle, tra noi e... esiste? Io credo che esista questa differenza specifica nella nostra essenza. E in che cosa consiste? Non nel fatto che abbiamo un corpo, perché tutto ha un corpo. Le stelle hanno un corpo, gli alberi hanno un corpo, tutti gli altri viventi hanno un corpo. Non esiste, la differenza specifica degli esseri umani non consiste neanche nel fatto che noi siamo dotati di intelligenza, sapete? Perché tutto ciò che vive è intelligente. Quindi se diciamo che la differenza specifica degli esseri umani è il fatto di essere intelligenti, noi abbiamo una differenza semplicemente quantitativa, una differenza quantitativa rispetto agli altri viventi e non qualitativa. Perché tutto ciò che vive è intelligente. Tutto. Cosa significa vivere? Vivere significa captare informazioni al fine di elaborarle per nutrirti e per riprodurti. Questo significa vivere. Questo è quello che fa ogni vivente, compresi i batteri dei nostri intestini, che sono, dicono, più numerosi persino delle nostre cellule, tanti ne abbiamo. Microbioma. Ecco, anche loro sanno captare informazione che quando arriva il glucosio, scappare dai globuli bianchi, trovare la maniera di nutrirsi e di riprodursi. Tutto ciò che vive è intelligente, tutto ciò che vive ha un'attività mentale. Quindi la differenza specifica dell'essere umano non è nel fatto di avere l'intelligenza analitica. Già se mi metto a pensare la mia intelligenza come ragione sintetica, già lì forse tocco qualcosa di specifico degli esseri umani, la ragione sintetica, cioè la capacità di avere visioni, di elaborare teorie. Ma in ogni caso, la differenza specifica di noi esseri umani consiste nel fatto che noi, rispetto a noi stessi, possiamo prendere le distanze. La differenza specifica di noi esseri umani consiste nel fatto che dentro di noi c'è uno spazio vuoto tra noi e la nostra intelligenza, tra noi e la nostra mente, tra noi e la nostra capacità di capire, questo spazio vuoto che più delle volte si presenta come noia o come bisogno di orientamento, di senso, che cosa faccio? Nessun cane, nessun gatto, nessun batterio, nessuna quercia, nessun... si ha questo spazio vuoto e dice cosa faccio? Il loro
software e governa perfettamente il loro hardware. Non c'è nessuno spazio vuoto. Per fortuna o per sfortuna, questo non lo so, noi umani abbiamo questo spazio vuoto. Ed è da questo spazio vuoto che nasce la nostra specificità. Volete un nome solo per questo spazio, si chiama libertà. Si chiama libertà. Che al primo livello si dice come indeterminazione. E noi o custodiamo questa libertà, questo spazio vuoto, lo custodiamo, oppure perdiamo la nostra specifica essenza. Se ci sarà una macchina che penserà sempre per noi, che ci risolverà tutti i problemi, non avremo noia, saremo sempre performanti, ma la nostra essenza specifica di essere umani verrà meno. Concludo con due citazioni, o meglio, con una citazione e poi con quella pagina di cui vi dicevo, però devo dire un po' d'acqua perché sento che la gola mi va un po' di più. Dunque, la prima citazione viene dal 1942. E la scrisse Dietrich Bonhoeffer. Quattro mesi dopo la Gestapo l'avrebbe arrestato e l'avrebbe portato nel carcere di Tegel a Berlino, poi negli a Flossenburg il 9 aprile 1945 venne impiccato. Aveva 39 anni quando perse la vita. Era un pastore protestante, un teologo, a cui la mia vita, fino a quando ero ragazzo, andavo all'oratorio, le vedevo tantissimo. Ebbene, nel 1942, come regalo di Natale, lui scrive un saggio intitolato 10 anni dopo. Dopo che cosa? Il 30 gennaio 1933 era arrivato al potere Adolf Hitler. Lui per il Natale del 42 scrive 10 anni dopo ed è tutto evidente che il dopo è Hitler. L'avvento al potere del nazismo, totalitarismo nero, dopo che abbiamo convocato gli altri due. Quindi 10 anni dopo, dopo Hitler. Ebbene, questo saggio, bellissimo, è uno dei saggi più belli che voi potete leggere, in particolare sulla stupidità umana, si sofferma su questo, perché si chiede, ma com'è possibile che il mio paese, il paese di Kant, il paese di Hegel, il paese di Schopenhauer, il paese di Beethoven, il paese di Bach e di Max Planck, di Albert Einstein e di Hannah Arendt si sia potuto consegnare ad Adolf Hitler. Noi l'avevamo fatto 10 anni prima. Allora, scrive così, qualsiasi ostentazione esteriore di potenza, politica o religiosa, tecnico-scientifica, provoca l'istupidimento di una gran parte degli esseri umani. Vedete, questa cosa ha molto a che fare con la legge della gravitazione artificiale e naturale. Ha molto a che fare con la legge fisica, la cosa della gravitazione. Tu vedi, tutti noi siamo oggetti dotati di una massa materiale e la legge della gravitazione dice che una massa maggiore attrae masse minori, il sistema solare sta in piedi per questo motivo. Che cosa avviene? Avviene che quando noi, lui non lo dice, queste sono mie argomentazioni, ma era per spiegare fisicamente queste tre righe fulminanti di quello che quando tu vedi qualcosa di potente, qualcuno di potente, qualcosa di potente, tu ti senti attratto. Vuoi appartenere. E questa volontà di appartenenza lede la tua volontà di indipendenza. Ti consegni.
e sei contento di fare parte, di fare gruppo, di recitare, di gridare gli slogan, di essere, di c'è qualcosa di molto clanico, di molto tribale in tutto questo. Di, così. Se mi viene in mente adesso che parlo le pagine bellissime di Dostoevskij, del grande inquisitore, avete presente Gesù che torna sulla terra, siamo a Siviglia, nel siglo d'oro spagnolo, Gesù è tornato, il grande inquisitore, novantenne, col suo saio, da francescano, qual era, aveva appena bruciato gli eretici, lo vede, lo fa immediatamente arrestare, poi lo porta nel segreto dell'inquisizione, e la sera scende con la fiaccola in mano, gli fa una lezione di filosofia della storia e della politica, e gli dice: tu non hai capito niente, perché tu pensi che gli esseri umani vogliono essere liberi, gli esseri umani non vogliono essere liberi, tu hai portato loro la libertà, noi gliel'abbiamo tolta, noi istituzione, noi massa dotata di potenza e di aggregazione, gliel'abbiamo tolta questa libertà, perché gli esseri umani non la vogliono, cercano qualcosa di forte a cui consegnarsi, di fronte a cui inchinarsi e di farlo tutti insieme. C'è qualcosa di molto clanico, di molto tribale, di molto antico in tutto questo e di archetipale. Se voi non pensate, se io non penso, se voi non pensate, perché tutti noi siamo, non è che gli esseri umani sono gli altri, siamo noi. Allora se tu non pensi, se tu non coltivi la tua indipendenza spirituale, tu finisci per fare esattamente questa cosa. Cerchi qualcosa, qualcuno a cui consegnare. Qualsiasi ostentazione esteriore di potenza politica o religiosa, tecnico-scientifica, provoca l'istupidimento di una gran parte degli uomini, esattamente per questo motivo. Bene. Ricordate Immanuel Kant, ricordatevelo sempre. Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo? L'entrata degli esseri umani nella maggiore età, visto che siamo in un contesto di filosofia, e visto che dobbiamo dirlo, al terzo centenario della nascita di questo che è stato uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, che è nato a Königsberg il 22 aprile 1724, no? E allora qual è l'insegnamento che a 300 anni di distanza dalla sua nascita ci viene? Sapere aude, abbi il coraggio di usare la tua intelligenza da te stesso. Ecco, lui allora lo diceva, come dire, rispetto alla potenza dello Stato prussiano, alla potenza della Chiesa, in quel caso protestante, ma quella cattolica era ancora peggio, nel senso di ancora più oppressiva. Oggi lo Stato è molto meno potente, non parliamo della Chiesa che francamente non controlla più neanche se stessa, figuriamoci le anime degli esseri umani, ma rimane questo imperativo categorico di avere il coraggio di usare la tua intelligenza da te, usare la tua intelligenza per non finire in questa aggregazione insubidente che l'ostentazione della potenza necessariamente genera. E infine concludo con queste bellissime parole che vengono da Hannah Arendt. Avevate tutti capito che mi riferivo a lei, ovviamente. Hannah Arendt nasce in Germania, poca distanza da Dietrich Bonhoeffer nasce, se ricordo bene, nel 1906. Hannah Arendt, se ricordo bene, nasce, penso nello stesso anno, penso che erano coetanei, adesso se non sono coetanei di 6, 9, giù di lì, quindi no, stesso. Poi lui muore nel 45, lei invece ha la fortuna di poter, l'intelligenza prima, la fortuna dopo, di lasciare la Germania e muore nel 75. Aveva conosciuto benissimo il totalitarismo nero, aveva conosciuto benissimo, non in prima persona, non per esperienza personale, ma dai libri, il totalitarismo comunista, il totalitarismo rosso, stalinista, perché infatti scrisse, tutti voi lo sapete, uno degli studi più importanti sul totalitarismo, il cui titolo è Le origini del totalitarismo, pubblicato nel 1951. Tre anni dopo scrive queste 10 righe che adesso vi leggo e che
hanno giusto 70 anni, no? 1954, cioè hanno 70 anni, bene, sono più attuali degli editoriali di questa mattina di tutti i nostri giornali e degli editoriali anche di domani, ci scommetto, di dopodomani. Hanno una capacità di interpretazione del nostro tempo, queste parole di Hannah Arendt che vi leggo, che sentirete, e soprattutto sono performative, ci consegnano un compito, ci dicono cosa fare per rimanere umani. Noi che abbiamo fatto esperienza delle organizzazioni totalitarie di massa, possiamo affermare che il loro primo interesse è eliminare qualunque possibilità di... Secondo voi qual è? Che cosa vuole togliere? Che cosa le organizzazioni totalitarie di massa cosa vogliono togliere? Nessuno di voi pensi? Che cosa? Pensiero, penso sia la parola giusta, spontanea, che viene, pensiero e libertà. Queste sono le cose che... Ma lei non dice pensiero e libertà, dice ciò che... pensiero, vedete, non è che nasce così, tu prendi e dici vai, dici parla di via un prete di pensiero. Ecco, la libertà, non la potete comprare, è qualcosa che scaturisce da voi stessi, ma c'è una condizione. Grazie alla quale può nascere il vostro pensiero e la vostra libertà. E lei dice qual è la condizione sine qua non perché possa nascere un vero pensiero. E adesso comincio da capo. Noi abbiamo fatto esperienza delle organizzazioni totalitarie di massa e possiamo affermare che il loro primo interesse è eliminare qualunque possibilità di solitudine. Possiamo facilmente testimoniare come non solo le forme secolari di coscienza, ma anche quelle religiose, vengono eliminate quando non è più garantito lo stare un po' da soli con se stessi. Si può spiegare a partire da queste premesse il fatto, frequentemente osservato, che in certe condizioni di organizzazione politica la coscienza non funziona più. Un essere umano non può mantenere intatta la propria coscienza se non può mettere in atto il dialogo con se stesso, cioè se perde la possibilità della solitudine che è necessaria per ogni forma di pensiero. Vedete, io continuo a leggere questo brano nelle varie conferenze che faccio perché penso, uno, mi piace tantissimo, due, penso sia la ricetta che il medico più sapiente può consegnare a me e a ciascuno di voi. Dalla macchina che è dentro qui e che ci sarà sempre di più e che non è il demonio, ma nessuna, ma da questa macchina noi, dai suoi tentacoli, noi ci possiamo difendere e difendere la nostra umanità se coltiviamo la solitudine intesa ovviamente non come isolamento che è qualcosa di negativo, noi siamo relazione, siamo desiderio di armonia, ho detto prima, non esiste fenomeno fisico che non sia un sistema, quante volte ho ripetuto questa cosa, voi potete pensare qualcosa che non sia un sistema, qualcosa che sia, che non sia il risultato di aggregazione. No, non potete pensarlo, perché tutto, l'aria, l'acqua, il nostro corpo, le nostre cellule, i componenti delle nostre cellule, i componenti delle nostre molecole, i componenti dei nostri atomi, tutto è risultato di aggregazione. E se si scende negli scantinati dell'essere, andando a cercare, diciamo così,
la scaturigine di tutto quel fenomeno che chiamiamo essere, essere energia, non si trova un corpuscolo, una minuscola pallina di biliardo, no, si trova un'onda, la grande onda, la quale poi cosa fanno le onde? Non mi viene neanche la parola, gettandosi di qua e di là, approfondendosi di qua e di là, genera corpuscoli, ma all'origine c'è la grande onda. E allora noi siamo questa cosa, siamo aggregazioni, quindi la logica logos, il nous, la grande sofia, la grande è la relazione. Quindi è evidente che non sto parlando della solitudine come isolamento, che è una malattia. Anar parla della solitudine come raccoglimento. E siccome ho cominciato, siccome siamo in un contesto di filosofia, ho cominciato con il compito della filosofia di fronte a qualunque esperienza, è quello di chiedersi che cos'è e se è qualcosa di buono o di cattivo, filosofia teoretica e filosofia morale. Ecco, io adesso dico che la condizione per l'esercizio della filosofia, alla quale tutti siamo chiamati, intesa filosofia come sapienza, è esattamente il raccoglimento. Lo stare un po' da soli con noi stessi e pensare, pensarci, pesarci. Poi se qualcuno di voi è credente e facendo questa cosa si apre a una dimensione di ulteriorità, bene, se qualcuno non lo è, bene lo stesso, ma quello che conta è sì, questo esercizio di solitudine come raccoglimento, ogni giorno, un momento, come diceva Montaigne, avere un retro bottega tutto nostro, ogni giorno, avere un retro bottega tutto nostro. Per la gran parte del tempo siamo nella bottega, siamo al negozio, vendiamo, ci proponiamo, cioè, è così, ecco, ci vuole avere un retro bottega tutto nostro, quando non mettiamo, quando ci pesiamo, ci soppesiamo, ci giudichiamo, ci coccoliamo, trovate voi cosa fare in quel momento, ma è decisivo per rimanere umani tutto questo, è decisivo, per coltivare quell'intelligenza, perché l'unica maniera per far sì che l'intelligenza artificiale possa essere al nostro servizio è molto semplice dire qual è quello di coltivare l'intelligenza naturale, sempre di più. L'unica difesa degna di questo nome dell'intelligenza rispetto all'intelligenza artificiale, l'unica possibilità di usarla in maniera tale da rimanere noi padroni è di essere intelligenti. Sempre intelligenti, sempre di più. Intelligenti come consapevoli. Intelligenti, l'ho detto, è quella cosa delle cinque cose insieme, già Aristotele ce lo diceva. Quindi è qualcosa che riguarda le conoscenze, ma soprattutto è qualcosa che riguarda la sapienza e la saggezza. Grazie per l'attenzione. Grazie mille a Vito per questa serata emozionante, ricca di spunti, di riflessione. Questa sera, data d'ora, un po' più, come dire, un po' più tardi del solito, e dato anche il viaggio che Vito ha alle spalle, che lo aspetta, questa sera non ci sarà spazio per le domande. Buona estate, buone vacanze a tutti, e noi ci rivediamo a settembre.